Io vi devo dire la verità. Stamattina dicevo già a qualcuno poc'anzi, quando sono arrivato a casa intorno alle 5, avevo paura di addormentarmi, perché temevo di svegliarmi da un brutto sogno e di ritrovarmi in un incubo. Invece la verità, abbiamo vinto queste elezioni, le abbiamo vinte nettamente, e come avevamo detto le abbiamo vinte anche e soprattutto a Villa Pianascalo. Devo dire che forse mai come in questa occasione o come nelle altre occasioni che avremo nei comizi di ringraziamento, le parole riusciranno ad esprimere male il nostro sentimento, l'emozione che abbiamo e soprattutto l'affetto che nutriamo verso di voi. Quello che avete fatto è veramente qualcosa di indescrivibile. Io vi ho definito impagabili, forse è poco. Vi devo dire grazie, 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 1700 volte grazie per tutto quello che ci avete dato in questa campagna elettorale, in questi due giorni di grande risultato qui a Villa Piana. Il nostro compito, quello con tutti i miei 16 cavalli di razza, sarà ora quello di amministrare pensando a tutta Villa Piana, pensando a tutta Villa Piana. In particolar modo a questi 16 grandi amici voglio dire grazie per quello che hanno fatto, e voglio soprattutto ringraziare le 5 persone che non ce l'hanno fatta ad essere elette, che saranno in ogni caso, questa è una promessa, coinvolte nell'attività amministrativa a pieno ritmo e coinvolte totalmente. Chi pensava che questa campagna elettorale si potesse tramutare in un fallimento per noi, probabilmente ha avuto una grande risposta. Chi pensava che le piazze, la presenza, la vostra presenza in tutte le piazze dove siamo stati contasse poco, ha avuto la risposta che si meritava. Credo che oggi la risposta più bella l'avete data a Villa Piana, perché l'ho detto, lo ripeto, saremo gli amministratori di tutta Villa Piana, sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista personale. In tutte le famiglie andremo a dire grazie e sappiamo di avere alle spalle il vostro grande sostegno, che è fatto di noi, diciamo, un'amministrazione che guarda al futuro e soprattutto vuole che Villa Piana cresca. Io non penso di farla molto lunga, perché è veramente difficile parlare questa sera. Quando qualcuno mi chiamava sindaco, ancora non sono abituato a girarmi, quindi nel momento in cui mi renderò conto di questo, probabilmente da domani, perché ci sarà la prima riunione con i dipendenti, cominceremo a capire quello che ci avete regalato. L'unica cosa che ora mi sento di dire, e poi dopo lo farò anche nelle altre piazze, è quello che faremo di tutto per non deludere nessuno, faremo di tutto affinché il nostro impegno riesca a trasmettere quella fiducia che a voi abbiamo chiesto e quella fiducia che noi abbiamo riposto in voi. Ora, in conclusione, sento soltanto la necessità di ringraziare tutta Villa Pianascalo e tutta Villa Piana per il grosso risultato, per il grosso successo, per tutto quello che ci avete tributato. E voglio ancora una volta dire che potete contare su di noi in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi momento, per 365 giorni l'anno. Tanto durerà la nostra campagna elettorale, perché saranno 5 anni di campagna elettorale, 5 anni di programmazione, 5 anni di successi. Vi staremo sempre vicini e sappiamo che voi starete sempre vicini a voi. Veramente grazie, Villa Piana cresce e crescerà insieme a voi. Grazie di cuore a tutti, grazie. Vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per Billy Joel Frank, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, grazie, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male.